Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. Continuiamo ancora a parlare della fede. Stiamo considerando alcuni personaggi biblici che sono citati nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, e c'è proprio un elenco di personaggi che hanno vissuto la loro fede riponendola nel Signore. È bello poter in qualche modo indirizzare bene la nostra fede, e possiamo ben indirizzarla quando la riponiamo in Dio, nel Creatore del cielo e della terra, che per noi cristiani è anche diventato il nostro Padre Celeste. Raccontare della fede di uomini di Dio, o leggere della fede di uomini di Dio, ci incoraggia a seguire il loro esempio. E noi vogliamo veramente seguire l'esempio di questi uomini che hanno riposto nel Signore la propria fiducia, una fiducia incondizionata, e hanno in qualche modo adempiuto il disegno di Dio, il disegno che il Signore aveva preparato per la loro vita. E abbiamo già visto come riporre nel Signore la nostra fede, la nostra fiducia, è anche un bene che noi facciamo alle nostre famiglie, ai nostri cari. Noi vogliamo delle famiglie consacrate al Signore, perché abbiamo ben compreso che vivere per Cristo, con Cristo, è il meglio che possiamo fare durante questa vita, e sappiamo che la nostra fede non è soltanto per qualcosa che riguarda i giorni qui sulla terra, ma ha anche una finalità eterna, ci condurrà a vivere per sempre con il Signore. Oggi desidero parlarvi brevemente della fede di un altro uomo di Dio. Quest'uomo di Dio è definito anche il padre della fede, e già quanti amano leggere la parola di Dio, quanti sono in qualche modo vicini alla scrittura, hanno capito che sto parlando di Abramo. E noi troviamo ancora Abramo citato in un verso, in alcuni versi, a dire il vero, del capitolo 11 degli Ebrei. E io voglio leggere soltanto il verso 8 per quanto riguarda oggi. Sta scritto: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Gloria al Signore. Che fede! Partì senza sapere dove andava. Abbiamo già considerato alcuni aspetti della fede. Vi ho parlato brevemente, naturalmente, della natura della fede, della conoscenza della fede, l'adorazione della fede, il trasporto della fede, il valore della fede, la testimonianza della fede, e anche altri aspetti che sono stati citati durante queste breve meditazioni. Oggi continuerò a parlarvi di fede, continueremo il nostro esame sulla fede vera, sulla fede attiva, considerando altri aspetti. Il nostro testo, appunto, dicevo, ci presenta quest'uomo di Dio, Abramo, quest'uomo che visse con fede, per fede, dimostrò chiaramente, tangibilmente, la sua fede nel Signore, perché vedete, molte volte la fede alcuni la dichiarano in parole, ma poi quando si tratta di renderla visibile con i fatti, fanno un po' di fatica. Invece Abramo dimostrò chiaramente la sua fede. Questo patriarca è menzionato spesso nella parola di Dio, a differenza di Noè, di cui abbiamo già parlato. Abramo è menzionato spesso nella parola di Dio, ed è citato come un uomo di fede, come un uomo che agì per fede. E considerando un po' la fede di Abramo, possiamo trarre delle lezioni fondamentali e importanti per la nostra vita. Prima di tutto vediamo che la fede agisce sulla parola. Leggiamo nella Genesi che Dio parlò ad Abramo e gli disse, capitolo 12, versi 1 e 2, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Abramo, nell'udire la voce di Dio, vediamo che non batte ciglio. Questo ci dice che era abituato a sentire Dio parlare al suo cuore. Quando Abramo fu chiamato da Dio, non ebbe
molte spiegazioni. Il Signore non gli diede il quadro chiaro di quello che sarebbe avvenuto. Più tardi poi vediamo anche i discendenti di Abramo che si ritrovarono dinanzi al Mar Rosso. Dio disse ad esempio a Mosè: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare e lo ridusse in terra asciutta. Vedete, in questa circostanza Mosè ricevette molte più spiegazioni di Abramo. Abramo invece soltanto una parola: va via dal tuo parentado, dai tuoi parenti, dal tuo paese, verso un paese che io ti indicherò. Non sapeva più niente, quello che doveva fare era soltanto andare via. Dove? Te lo indicherò poi, quando sarà il momento. E questo ci dice un'altra cosa della fede, cioè che la fede molte volte, il più delle volte, si muove passo passo. Passo passo. Molti anni più tardi Gesù chiese a Pietro di camminare sul mare e vediamo che Pietro ubbidì. Non sapeva come sarebbe andato a finire o come doveva andare a finire, ma Gesù disse qualcosa a Pietro, Pietro ubbidì sulla parola di Gesù e accadde il miracolo. Il miracolo fu quello di camminare sulle acque. Non era mai accaduto prima, non vi erano altri casi del genere. Pietro era il primo a camminare sull'acqua. Vedete, qui vediamo anche che la fede non va alla ricerca dei precedenti, non vuole conoscere tutto il tragitto, non gli interessa sapere come andrà a finire o se vi sono delle esperienze passate. A volte alcuni si fermano dal fare qualcosa che sentono forte nel loro cuore perché magari nessuno lo ha fatto prima. La fede si muove passo passo sulla parola di Dio e non sull'esperienza degli altri. L'obbedienza della fede seguirà sempre il Signore. L'obbedienza della fede avrà sempre cura di mettere in pratica la parola di Dio. Se a volte la fede si fa delle domande, e può anche accadere, la cosa che possiamo considerare è che non aspetta mai le risposte. Nonostante ci si facciano a volte delle domande, si continua ad andare avanti in attesa dell'eventuale risposta, ma ubbidendo a quello che il Signore ha detto, a volte senza razionalmente comprendere, perché Dio non ha mai chiesto a noi di comprendere tutto, ma quello che ha chiesto è di credere a tutta la sua parola. La fede dipende esclusivamente dalla fiducia nella parola di Dio. E un'altra cosa che impariamo dall'esperienza di Abramo è che la fede in Dio deve essere senza riserve. E Abramo è un classico esempio di questa verità. Il Signore in un'altra circostanza disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. Vedete, la fede di Abramo è senza riserve. Dio parla, lui ubbidisce senza nessuna esitazione. Vedete, ubbidire a Dio significava lasciare la sicurezza della propria famiglia, l'agiatezza della casa del padre, le comodità che c'erano nella sua abitazione, nella sua casa. Per Abramo non erano importanti però né le comodità, né l'agiatezza, né le ricchezze di cui poteva godere nella sua famiglia. Per Abramo ciò che era importante era ubbidire a Dio, anche se questo significava rinunciare a tutto quanto il resto, anche se questo significava trasferirsi a vivere in una tenda. Abramo aveva capito quello che anche noi dobbiamo capire, cioè che il miglior posto dove dimorare è nella volontà del Signore. Quindi, concludendo, voglio dirti che Abramo aveva fatto una scelta di vita e la sua scelta di vita era dipendere dalla volontà di Dio. Se Abramo aveva fatto questa scelta di ubbidire a Dio, di fare la sua volontà, era indispensabile essere in grado di percepire la voce del Signore. Non puoi ubbidire a Dio se non sei in grado di percepire la voce di Dio. Molti si dispongono a parole a ubbidire a Dio, ma noi vogliamo una fede con i fatti, reale, vera, concreta, che sia dimostrata ogni giorno e che renda testimonianza a colui che ci ha parlato. Ma per sentire la voce di colui che ci parla, dobbiamo vivere in intensa comunione con Lui. Quindi cerca il Signore, cerca la faccia di Dio e abituati
a sentire la sua voce, ma soprattutto disponiti ad ubbidirgli. Ne vale la pena, riponi la tua fede nel Signore. Dio ti benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.